primavera di Stefano Vecchi conquista derby, 3 punti e primo posto, ribaltando il vantaggio del Milan firmato da Cutrone, Correia pareggia e Rocca dagli 11 metri regala la vittoria ai nerazzurri. La SPAL blocca la Berretti di Cerrone dopo 5 vittorie consecutive passando di misura. Gli allievi A e B di Coè superano il Varese 2-1 in casa. KO gli allievi Lega Pro in casa contro il Varese per 2-0, gol e spettacolo per i giovanissimi nazionali, invece in trasferta 6-0 esterno sul campo della Renate. Sì, abbiamo fatto un gran primo tempo perché forse siamo stati colpiti dal loro gol e lì abbiamo cercato veramente di recuperare subito la gara, siamo riusciti a recuperarla, l'abbiamo rimessa sui binari di parità, poi il secondo tempo, ripeto, non eravamo nemmeno in condizioni perfette in alcuni giocatori, per cui abbiamo pagato un pochettino, però credo che la gara sia stata controllata bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo meritatamente fatto il secondo gol. E poi chiaramente qualcosa si può rischiare contro una squadra forte come il Milan e che ha tante bocche da fuoco, perché è la squadra che più di tutte ha fatto gol in questo campionato. Ma noi continuiamo a giocare, ad allenarci con l'obiettivo di crescere, con l'obiettivo di avere sempre più giocatori di qualità e pronti per il calcio che conta. Ecco, oggi penso che si sia visto anche questo, che abbiamo tantissimi ragazzi che avranno un futuro molto importante e quindi continuiamo partita dopo partita e l'allenatore continua a lavorare allenamento dopo allenamento per farli crescere e proiettarli sempre più in alto. Adesso tutte le squadre ci aspettano, ci studiano e cercano, qualunque squadra cerca adesso di batterci e di fare il risultato contro comunque una buonissima squadra, quindi dobbiamo come sempre andare lì e cercare di dare il massimo e di mettere la giusta cattiveria per vincere la partita. Dopo il derby, altra gara dura per i nerazzurri che andranno a Verona in casa dei campioni d'Italia del Chievo a completare il quadro della giornata numero 19, la goleada del Cagliari contro il Brescia per 4-1, la vittoria esterna del Chievo 2-1 a Sassuolo, stesso risultato ma in casa per il Cesena contro Cittadella, 0-0 tra Atalanta e Perugia, vittoria di misura per l'Hellas Verona a Vigasio contro l'Udinese. In classifica l'Inter ritorna al primo posto agguantando il Milan a quota 43 ma con una partita in meno, Inter-Perugia si recupera il 21 marzo. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama all'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.